di Pierluigi Adami Ritorno al pianeta. Pierluigi è un ingegnere che si è occupato da sempre in qualche modo del, di ambiente e, e ha scritto un libro che secondo me risponde a, a molte delle domande che ci dobbiamo porre o che forse ci stiamo già ponendo. Eh, ha scritto un libro che ci spiega che cosa ci attende e non l'ha fatto come un oracolo cercando di indovinare il futuro ma l'ha fatta divulgativa. È un libro con fondamenti scientifici severissimi, direi, nel senso che c'è un riferimento costante a pubblicazioni scientifiche anche di livello internazionale, quindi a tutto quello che viene detto è assolutamente basato su eh, dati eh, e su elementi scientifici, però ha anche la volontà di arrivare e di farsi capire da tutti, non, non, non si rivolge a un, a un pubblico iniziato a questi argomenti ma lo fa con, con grande impegno ecco perché io quando ho letto questo libro ho pensato a un libro che in realtà potevano leggere coloro che si ritrovano a volte a fare divulgatori di una materia complicatissima come ad esempio gli insegnanti che si trovano a dover rispondere a domande che in realtà insomma, non sono facili e, e poteva interessare tantissimo anche i ragazzi perché c'è più il loro futuro qua del, del nostro a dire la verità sì. allora per luigi io Ecco. Eh, ti faccio subito iniziare a parlare perché vado con ordine e ti chiedo in realtà eh, come è che tu arrivi a decidere di scrivere questo libro ci dovresti quasi raccontare tutta la tua vita immagino <ride> no, però Ma in, in realtà lo, lo stimolo al libro è, è nato mh, durante la pandemia e, e io mi sono trovato improvvisamente come tutti noi eh? catapultato in una situazione completamente nuova, cioè una pandemia globale che ci teneva chiusi in casa, e ve lo ricordate, il lockdown, ma nel frattempo non era l'unica minaccia globale che ci stava colpendo, c'era anche il cambiamento climatico che continuava a fare impatti sempre più pesanti. E allora io ho cominciato a ragionare sul fatto che improvvisamente l'umanità si trova di fronte a delle, sfide, a delle sfide che forse non aveva mai affrontato prima o forse non aveva capito che doveva affrontarle. E quindi ho cominciato a ragionare anche sulle relazioni che c'erano fra queste due, due grandi sfide, quella della pandemia e quella del cambiamento climatico, perché entrambe in qualche maniera sono legate, sono in gran parte frutto dell'attività dell dell'uomo, del, di quello che l'uomo fa. Quindi ho cominciato a ragionare su quello che invece l'uomo potrebbe fare per quantomeno per limitare questi impatti, per, per cercare di rimediare ai danni che hanno portato a questa situazione. Poi se eh, Raffaele mi, probabilmente mi domanda, mi domanda anche qual è stata la mia storia personale. No? È, è chiaro che io lavoro in un campo che è quello dell'osservazione della Terra dallo spazio, quindi con i satelliti. E, e guardando la Terra dallo spazio, naturalmente eh, si vede sia la sua straordinaria bellezza, perché questo pianeta è un pianeta che ancora oggi è un pianeta straordinariamente bello, questo è quello che dicono... Tutti gli astronauti, gli astronauti quando vanno per la prima volta in orbita, quando tornano, gli chiedono qual è la cosa, tutti rispondono alla stessa maniera, che la Terra è straordinariamente bella perché immersa nel cosmo nero, c'è questo corpo luminoso di verde, di azzurro, però purtroppo da satellite vediamo anche tutti i disastri che nel frattempo stanno succedendo. Il disastro più evidente è la fusione dei ghiacci. Eh, io ricordo che quando ho iniziato a lavorare in telespazio eh, nell'86 eh, circolavano immagini del polo, del polo nord in particolare, e nel 2016 le stesse immagini ci dimostravano un polo nord praticamente dimezzato e i modelli dicono che se continuiamo così nel 2050 d'estate il polo semplicemente non ci sarà più polo ghiacciato, non ci sarà più ghiaccio al polo e questo è un, un fatto che possiamo purtroppo vedere con i nostri occhi attraverso le immagini satellitari. Quindi lavorando in questo ambiente, eh, lavorando sull'ambiente, è chiaro che poi eh, mi ha portato a cercare di, di raccontare in maniera anche, eh, come dire, la più chiara possibile quello che stavo capendo anche con il mio lavoro. Sì, è chiaro che c'è un'esigenza fondamentale che è quella di renderci tutti competenti sull'argomento, no? Cioè andremo ad affrontare una sfida, la stiamo già affrontando, complicatissima e decisiva e su questo ti vorrei far dire qualcosa. Sapete che poi adesso da qui al 25 settembre... Andrà di moda il benaltrismo, no? Eh, eh. Oltre al benaltrismo c'è anche eh. il negazionismo. No? Eh, sì. Ben altri sono i problemi. Oppure eh, questi beh. problemi non esistono allora. Intanto si è spazzato il campo ormai definitivamente da tutte queste diciamo fake, no? Sull'informazione legate alla situazione vera dell'ambiente. Cioè, il problema esiste. Non, non si tratta più di discutere o di dire ci sono state altre ere simili, no? Tu prima mi, mi dicevi. La terra è stata anche più calda, sì. però, e quindi su questo ti vorrei far dire qualcosa, perché dobbiamo essere realmente allarmati e chiudere il dibattito sul fatto se il problema c'è o non c'è? Quali sono i dati inoppugnabili, diciamo? Sì, allora, eh, questa è una domanda interessante anche perché fino a qualche anno fa c'erano anche alcuni scienziati che mettevano in dubbio la responsabilità dell'uomo sul cambiamento climatico, ehm, sostenendo appunto che la Terra ha vissuto cicli freddi, cicli caldi, periodici, sono fenomeni naturali, quindi l'uomo non c'entra in tutto ciò. Mh, purtroppo, mh, in questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi vent'anni. E abbiamo dei dati scientifici che ci dimostrano l'esatto contrario comunque raccontiamolo questo pianeta no? perché poi è bello anche eh, vedere la sua storia effettivamente la terra vive cicli climatici mh, periodici alcuni sono periodici in maniera quasi molto precisa e la variazione dell'orbita terrestre e dell'inclinazione della terra rispetto al sole provoca circa ogni 100.000 anni l'attivarsi di ere glaciali, che poi si alternano ogni 30.000 anni con periodi più miti. E questo è un fenomeno assolutamente mh, dimostrato che si ripete periodicamente. Quindi noi abbiamo avuto l'ultima era glaciale finita circa eh, 12.000 anni fa. E, e quindi adesso siamo nell'eramite mite e ci stiamo apprestando tra altri 12.000 anni a tornare verso un'era fredda. Questi sono cicli assolutamente, però stiamo parlando di cicli che evolvono nell'arco di decine di migliaia di anni, se non centinaia di migliaia di anni, quelli delle variazioni sull'orbita terrestre. Poi abbiamo il Sole, il Sole ha i suoi cicli e questi sono cicli che possono essere sia secolari, per esempio noi nella, nel nostro recente passato, dico recente perché la storia del pianeta è una storia di miliardi di anni, ma nel nostro recente passato, per esempio nel, nel primo Medioevo, eh, l'emisfero nord è stato particolarmente caldo. Tant'è vero che la Groenlandia, mh, fu favorita l'esplorazione della Groenlandia da parte dei Vichinghi perché non era ghiacciata, o meglio, non era ghiacciata come oggi. Tra l'altro la chiamavano... Greenland, cioè Terra Verde. Okay? Eh, pochi secoli dopo, durante il nostro rinascimento, invece abbiamo assistito a quello che si è chiamata la piccola era glaciale. Eh, perché? Perché si sono verificati questi fenomeni? Perché il ciclo solare ha delle variazioni, cioè il Sole può emettere più radiazione o ne può emettere di meno e conseguentemente rende il clima più o meno caldo. Questi sono fenomeni naturali che avvengono quindi indipendentemente dalla causa dell'uomo. Ma qual è anche qui il problema? Il problema è che noi adesso non siamo in una fase di attività del sole calda, noi dal 50 ad oggi siamo in un periodo di sole relativamente tranquillo, non molto attivo. Per esempio, dal 2001 al 2011 abbiamo assistito a una fase solare piuttosto bassa. Ebbene, durante quel periodo abbiamo avuto alcuni degli anni più caldi della storia del pianeta. Quindi qual è il fattore determinante? Cioè quello che veramente sta cambiando le carte in tavola al clima? Le sta cambiando la concentrazione di anidride carboniche in atmosfera, cioè i gas serra, l'effetto serra. Questo è oggi il fattore dominante ed è talmente forte che sta dominando su qualsiasi altro fattore naturale come possiamo come abbiamo potuto capire questo fatto ecco, noi riusciamo a sapere la concentrazione millenaria del, della dinamica carbonica nell'atmosfera del passato andando a bucare i ghiacci con i carotaggi tanto più scendiamo nel profondo tanto più andiamo a toccare ghiacci appartenenti a centinaia e a migliaia di anni fa e quindi possiamo vedere com'era l'atmosfera di quegli anni, cioè quanta nitide carbonica era contenuta in quegli anni lì. E allora cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che dalla fine dell'era glaciale, quindi 12.000 anni fa, fino alla rivoluzione industriale, cioè fino al diciamo 1800, la concentrazione di nitide carbonica era rimasta pressoché identica, 280 parti per milione. Poi cosa è successo? È successo che l'uomo ha cominciato a produrre e le sue attività industriali, eh, quindi a emettere eh, la combustione di carbonio, di petrolio, quindi le fonti fossili e questa concentrazione è via via aumentata, sempre di più perché poi negli ultimi 100 anni c'è stato veramente il grande picco dell'aumento delle emissioni di gas serra. Bene, la concentrazione che era rimasta stabile a 280 oggi è arrivata a 415 parti per milione e se guardiamo come è evoluta questa concentrazione di gas serra e se guardiamo come è evoluta la temperatura del pianeta, vediamo che vanno esattamente allo stesso, allo stesso modo, cioè praticamente il percorso del riscaldamento globale è identico al percorso dell'aumento dell'anidride carbonica. C'è anche un altro aspetto che nel libro è spiegato molto bene e che è stato anche un po' argomento. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, quando abbiamo un po' anticipato tra noi cosa avremmo estrapolato da, dal tuo studio. Un altro argomento che secondo me mh, comincia ad essere abbastanza evidente. No? Ti dicevo e tu stesso mi confermavi, pagheremo tutti il conto, va bene, però in questo momento sta succedendo che. Il nord del pianeta, chiamiamolo così, l'Occidente industrializzato, paga un conto, farà un sacrificio sì, ma chiederà un sacrificio ancora più grande al sud del pianeta o se vogliamo ai paesi meno industrializzati. Eh, io ti dicevo, questo è un problema ecologico, ambientale, ma anche un problema politico che creerà delle tensioni, cioè... Non siamo in un disaster film dove ci sono degli eroi che salvano tutti, siamo Troppo in una situazione dove dovremo fare delle scelte politiche globali che per alcuni saranno sacrifici, ma per altri sarà impedimento di, di, di una crescita economica, sarà ingigantimento dei loro problemi e, e questo sarà ad esempio benzina sul fuoco del terrorismo, faccio un esempio, certo. o comunque di, di paesi che in qualche modo vorranno fare altre scelte sarà difficile tenere tutti sulla stessa eh, lunghezza d'onda no? quindi ti dicevo questo è, è anche un problema politico nel senso più ampio internazionale il problema dell'ambiente il problema è assolutamente politico globale questa situazione climatica è una situazione globale e quindi le soluzioni al problema non possono essere Sparse, cioè qui dobbiamo essere tutti coscienti e tutti coerenti nell'intervenire, ma con diversi livelli, come diceva giustamente Raffaele. La responsabilità di questa situazione è soprattutto dei paesi ricchi perché noi, che apparteniamo a questa parte del mondo, siamo stati noi per due secoli ad ammettere quei gas sera che si sono accumulati in atmosfera. Essendo noi responsabili, dovremmo essere noi quelli che per primi devono intervenire con più energia perché giustamente un, un paese povero giustamente può ambire, no? anche lui ad avere un livello di benessere comparabile al nostro. Allora perché dobbiamo dire no tu no? Adesso stai buono perché ci stanno i cambiamenti climatici. È chiaro che questo è un problema che va gestito a livello de, delle Nazioni Unite, no? E a livello della Concordia mondiale Mh, cosa significa questo significa che noi dovremmo fare più sforzo noi dovremmo impegnarci di più noi dovremmo fare più sacrificio ehm, tenete conto che gran parte degli impatti del riscaldamento globale stanno andando proprio nei paesi poveri per esempio in Asia in Asia ci sono degli impatti veramente terrificanti eh, di cui non, non si sente molto parlare nei nostri telegiornali perché quello che succede magari nel sud-est asiatico ci arriva giusto così quando succede una grande catastrofe ma per esempio lì ci sono cambiamenti radicali nel ciclo dei monsoni ci sono eh, dei tifoni che si succedono con una frequenza mai vista eh, di intensità mai vista e questo cosa sta provocando per esempio ehm, siccome stiamo parlando di fenomeni atmosferici molto potenti tifoni di quel livello fanno, creano delle inondazioni poderose queste inondazioni stanno rendendo veramente difficili difficile la, la qualità della vita nelle zone costiere in molti paesi del sud-est asiatico eh, pensare anche il delta del Mekong, ecco, oggi noi sentiamo per esempio il Po, no? sappiamo tutti quello che sta succedendo al Po, è, una, è veramente una situazione è qua, è praticamente inaudita questa siccità nel nostro fiume Po, ma quello che succede nel Mekong, in Vietnam, è che eh, a seguito anche lì di impatti pesanti del riscaldamento globale, il mare sta entrando dentro il delta del fiume, come sta facendo anche nel Po. Eh? Nel Po parliamo di 35 chilometri, nel Mekong addirittura molto di più. Cosa significa quando entra il mare dentro un fiume? Significa che l'acqua salata va a bruciare qualsiasi possibilità di utilizzare l'acqua dolce per irrigare i campi. E quindi vuol dire che per centinaia di chilometri, nel caso del Mekong. Ci sono intere popolazioni che non possono più utilizzare l'acqua. Tra l'altro il sale può contaminare anche l'acqua salata, le falde sotterranee e quindi la situazione è drammatica. E così come anche nell'Africa settentrionale, nel Sahel, tutti i paesi estremamente poveri che pagano lo scotto del nostro inquinamento. Ecco, una forte siccità, tanto per rendere chiara la cosa, una forte siccità in Italia significa un decremento del PIL per quello che riguarda la produzione agricola ma in questi paesi significa che viene a mancare l'alimento necessario per la sopravvivenza, non per la crescita o meno di un settore economico, non, non va in crisi un settore economico, va in discussione la sopravvivenza stessa delle popolazioni, ecco perché il sud del mondo, comunque i paesi del terzo mondo che stanno affrontando, che stanno pagando il, il prezzo più alto, hanno anche la frustrazione di non poter ambire a emanciparsi perché la crescita industriale viene limitata da dover seguire nuove regole che non sono facili, che hanno bisogno di grandi capitali, no? perché poi c'è un problema di riconversione industriale per noi che abbiamo una forte economia, ma immaginiamoci per i paesi del terzo mondo cosa significa. Assolutamente e tra l'altro eh, molti stimano in circa 200 milioni entro pochi anni quelli che saranno i migranti climatici, cioè quelli che dovranno abbandonare le loro terre perché non più coltivabili, perché inondate dall'innalzamento del livello del mare eh, o soggetti ad altri fenomeni climatici. Eh, questi 200 milioni di persone si metteranno in movimento e si andranno ad aggiungere ai migranti economici e, e per e conflitti. Tu da spiegare che esistono i migranti climatici adesso a certe persone, eh, eh, esatto, cioè, esatto già fanno fatica a capire. Esattamente, quindi eh, è chiaro che il rischio di conflitti sociali sia nei paesi dove ci sono questi problemi, sia nei paesi che accoglieranno i, i nuovi migranti climatici. Questi rischi diventeranno via via sempre più importanti e dovranno essere eh, veramente gestiti con molta, con molta cautela. E poi probabilmente mentre scrivevi il libro subito dopo, eh, a dimostrazione di come le cose stiano cambiando molto rapidamente, mh, davvero a un ritmo incredibile! Una, una variante ulteriore ha scombussolato forse persino la progettualità eh, che avevamo in testa eh, no? perché. Eh. Voi pensate sì. cosa significa in questo momento la guerra. Eh, sì. A noi arriva in Occidente come il rischio di una forte crisi economica, ma sì. se sette, otto mesi fa avessimo parlato in termini di mh, programmazione politica di un ritorno al, all'uso del carbone eh, ci avrebbero preso per pazzi, mentre oggi se ne sta parlando come una soluzione sì provvisoria ma che intanto butterà nell'atmosfera, perché non è, che, non è che ne sta parlando un paese poco industrializzato, ne stanno parlando le grandi potenze industrializzate dell'Occidente, quindi il ritorno al carbone è, è, è una specie di, di, non so, di mh, gioco dell'Occa, no? torniamo indietro di quante caselle eh, rispetto tanti. a quello che volevamo fare. Speriamo, speriamo non tante, ecco, perché attualmente è un'ipotesi il ritorno al carbone in, in caso di emergenza e per un periodo temporaneo, eh. quindi speriamo che questa sia un'estrema razio. No? Un qualcosa che la mettiamo lì a disposizione, ma speriamo di non doverla utilizzare, che ci siano comunque fonti di approvvigionamento. Se c'è soltanto una nota positiva in questa tragedia che è la guerra, è che in Italia se non altro sta accelerando quel percorso delle fonti rinnovabili, che è rimasto fermo per decenni in maniera inspiegabile. E guardate, io faccio sempre questo esempio. Lo scorso anno l'Olanda, che è un paese poco più grande della Sicilia, ecco per darvi un'idea, l'Olanda ha installato 3 gigawatt di fotovoltaico, cioè di energia solare. Okay? L'Olanda, che insomma di sole ne ha un pochino meno dell'Italia, l'Italia nello stesso periodo ne ha installato 0,8. Quindi tutta l'Italia, che è molto più grande dell'Olanda e ha molto più sole, ha installato una quota veramente ridicola no? di fotovoltaico. Allora, è chiaro che su questo bisognava cambiare la marcia, bisognava dare una spinta, perché non abbiamo alternative. Eh? Guardate, ehm, quando sentite parlare di nucleare... Ecco, eh... Eh, questo te lo volevo chiedere, perché da poco sì. ho sentito parlare di... Nucleare pulito e boh, ho perso un passaggio. allora allora eh, Nucleare verde, sì. sono nuove formule. Tra l'altro, diceva Raffaele: io mi sono laureato con una tesi sui sistemi di controllo delle, dei, di raffreddamento dei reattori delle centrali nucleari. Quindi ho avuto a che fare col nucleare, insomma, nel mio passato, e, allora. Diciamo subito, le centrali di, di attuale generazione, sono di terza generazione, hanno due, tre, tre problemi importanti. Uno lo conosciamo tutti, è quello delle scorie. Le scorie sono veramente un problema severissimo. Eh, perché? perché? Perché sono sostanze che rimangono radioattive, alcune tipo il plutonio. Per, per decine di migliaia di anni, una addirittura per cento, un, un isotopo del plutonio per 120.000 anni, cioè considerate che la stirpe umana è arrivata sulla Terra più o meno in quel periodo lì. Ecco, quindi stiamo parlando di roba che rimane radioattiva per tutta, tutta la durata della stirpe umana, quindi è, è un problema grosso. Ma il vero problema, ed è quel problema che ha impedito la costruzione di nuovi reattori nei paesi occidentali, è che. A seguito delle necessità di sicurezza dopo Chernobyl, dopo l'esplosione di Chernobyl, i reattori nucleari di terza generazione sono diventati estremamente costosi, cioè un reattore costa circa 10 miliardi di euro. Un singolo reattore, uno. Considerate che in Italia per avere una quota almeno diciamo, significativa di nucleare, di, di, di centrali di quel tipo ce ne vorrebbero almeno 6, 8, da 6 a 8 e bisognerebbe investire quindi 80 miliardi nessuna azienda del mondo può investire 80 miliardi e non solo, non è una risposta perché i tempi quali e sono? e i tempi sono questi allora prendiamo un, un esempio concreto l'unico reattore nucleare che è stato ordinato in Occidente, cioè in tutto l'Occidente, dagli Stati Uniti fino a tutta l'Europa, dagli, dagli anni Ottanta in poi, dopo Chernobyl, un reattore in Finlandia. La Finlandia è un paese nucleare. Il sito dove devono mettere questo reattore è un sito già nucleare. Ci sono due reattori nucleari in funzione, quindi è già tutto predisposto. C'è tutta la filiera nucleare, hanno il deposito delle scorie, tutto pronto. Bene, la centrale è stata... Iniziata la costruzione nel 2005 e oggi, dopo 17 anni, è in fase di pre-esercizio. Dopo 17 anni in un paese nucleare. Quindi, cosa significa? Significa chi investirebbe oggi 10 miliardi, 20 miliardi, 40 miliardi per costruire qualcosa che comincerà a produrre dei kilowattora fra 20-25 anni? Ovviamente non ha senso. Questa è la generazione attuale di nucleare. Quella pulita di cui parlava Raffaele sarebbe la quarta generazione le, che, che conosco da, da, dagli studi fatti. E, la quarta generazione sono sei, attualmente sei progetti sulla carta, sei progetti sulla carta, quindi non c'è neanche un prototipo esistente di queste centrali. Teoricamente sono delle centrali che dovrebbero ridurre molto la produzione delle scorie, non la contaminazione della centrale e quindi il suo smantellamento a fine vita, che è un problema grosso delle centrali nucleari, quando si finisce la vita di una centrale nucleare rimane questa cattedrale radioattiva che è veramente difficilissimo da smantellare perché appunto è contaminata. Ma comunque sia, le centrali di quarta generazione dovrebbero almeno ridurre il problema delle scorie. Quello sì. Sono però centrali estremamente complesse, una tecnologia molto critica perché contiene del combustibile materiale cosiddetto fissile no? eh, l'uranio arricchito e il plutonio una concentrazione di questa roba estremamente più alta rispetto a quella attuale quindi sono robine piuttosto complesse da gestire perché considerate che ci avviciniamo alle concentrazioni di uranio di, di, di materiale fissile che Portano poi alle bombe atomiche ancora più a, a concentrazioni più elevate. Quindi è una robina complessa. Ma qual è l'ultimo problema? Il problema è che non, non esistono ancora queste centrali, sono centrali sulla carta. Quindi finché faranno un prototipo e ci vorranno anni, se poi il prototipo potrà essere ingegnerizzato, cioè farne una centrale di dimensioni commerciali in grado di produrre energia. Questo tra l'altro ha dei costi accettabili, perché anche il costo, e immaginate i problemi di sicurezza in centrali di quel tipo lì, bene, ci vorranno, almeno, se ne parla dopo il 2050, dopo il 2050, quindi, quando ormai la, la questione del cambiamento climatico o l'abbiamo vinto o l'abbiamo persa. Punto. Quindi il nucleare oggi, ma non solo in Italia, eh, non può essere una soluzione. Perché noi abbiamo bisogno di energia pulita, l'abbiamo bisogno adesso, non tra 30 anni. Questo è il vero problema. Noi dobbiamo adesso risolvere subito e ridurre subito le, 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 le fonti fossili, e l'unico mo modo che abbiamo è quello di produrre energia rinnovabile. Purtroppo, nonostante quello che vi viene detto al telegiornale, purtroppo non abbiamo alternative reali. Dobbiamo produrre rinnovabili anche dal libro mi ha colpito il concetto di questo noi, no? quando noi pensiamo, noi pensiamo noi sardi, noi italiani, noi europei, in realtà è un noi globale, tant'è vero che nessuna delle scelte di cui parla il libro può avere senso, può andare a bersaglio se non è fatta da tutti. Sì. E in questo senso mi, mi chiedevo... A che punto siamo in questo momento? Cioè l'azione globale esiste davvero ancora sulla carta o è ancora è, è molto disomogenea? C'è una tendenza almeno verso qualcosa su cui tutti i paesi si trovano d'accordo, persino la Cina, persino sì. la Russia? Allora, eh, noi scontiamo anni di, di grave ritardo perché... Possiamo dire che già nel 92, nel 1992, con la conferenza di Rio, eh, peraltro io e mia moglie nel 92, eh, io per lavoro, eh, andammo poco un, il mese prima della conferenza proprio perché dovevamo, per la mia azienda, preparare no, eh, la delegazione che sarebbe andata alla conferenza di Rio del 92. E, e quella conferenza disse già tutto, già nel 92 era tutto estremamente chiaro e i paesi del mondo non hanno fatto assolutamente niente, nulla. Sono passati anni, abbiamo avuto un protocollo di Kyoto che peraltro non è stato sottoscritto neanche negli Stati Uniti nel 1997, protocollo di Chioto che è entrato in vigore nel 2005, quindi anche lì anni, 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 bene, l'unico veramente momento importante è stato l'accordo di Parigi del 2015. Quello è stato un momento veramente importante perché quella è la base veramente impe che impegna gli stati, tutti gli stati, a prendere misure urgenti di riduzione delle emissioni, cioè mitigazione dei gas a serra e di adattamento climatico, perché purtroppo comunque dovremo investire miliardi per adattarci a un clima che comunque diventerà più cattivo. Quindi dovremo comunque impegnarci. L'accordo di Parigi dal, anche lì sottoscritto nel 2015 quando entra in vigore nel 2021. E eh, vabbè, comunque adesso è in vigore. Quindi i paesi devono assolutamente ridurre le emissioni. L'Europa è tra i paesi e tra le, le, le aree geografiche, e comunque chiamiamolo grande paese, l'Europa leader di questo processo. Gli Stati Uniti a fasi alterne, perché Trump addirittura aveva sottolto la firma dall'accordo di Parigi pensate, Trump è un negazionista climatico, aveva tolto la firma però adesso gli Stati Uniti sono tornati, credo che la situazione globale del clima sia ormai talmente evidente che tutti sanno che bisogna intervenire con urgenza. Noi abbiamo due, due momenti. Il 2030, in cui dobbiamo ridurre già nel 2030 del 55% le emissioni di gas serra, quindi uno sforzo molto impegnativo per tutti. Per l'Italia, pensate, soltanto l'Italia entro il 2030 dovrà produrre energia rinnovabile in grado di soddisfare il 72% dei consumi elettrici da fonti rinnovabili. Quindi tra otto anni noi dovremo soddisfare il 72% del consumo elettrico da fonti rinnovabili. Oggi siamo al 39%. Quindi guardate, è una corsa veramente impegnativa, ma è, è necessaria. E poi l'altro obiettivo è il 2050. Tutti gli stati importanti, salvo la Cina vediamo subito con qualche deroga, nel 2050 abbiamo un impegno di arrivare alla... Neutralità climatica. Cosa significa? Non significa arrivare a emissioni zero perché purtroppo l'uomo non può smettere di emettere perché vorrebbe dire smettere di vivere. Eh, okay? Quindi l'uomo continuerà a emettere gas a serra ma si ridurranno talmente tanto le emissioni di gas serra che quelle che, che vengono emesse verranno tutte assorbite dagli ecosistemi naturali. Gli ecosistemi naturali sono le foreste, sono il mare. E anche gli organismi stessi. Quindi, a quel punto nel 2050 fermeremo l'accumulo di gas serra per la Cina, per i discorsi che facevamo prima, è stata concessa la deroga. La Cina ha sottoscritto che arriverà alla neutralità climatica entro il 2060. Speriamo che questo percorso ci sia. Ecco. Speriamo. Su, su poi ti, ti farò delle domande sui tempi. Che sono abbastanza inquietanti, ma, ma non è tutto così inquietante. Insomma, c'è speranza ancora. Sì. Però eh, ti faccio tornare un attimo indietro su, ancora sul noi, perché tu hai detto no, ci sono state molte proroghe, molte... si è atteso molto prima di, di passare veramente a mettere in pratica quello che si era deciso a Rio, quello che si era deciso col protocollo di Chiotto. Il, 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 il Liberi Tutti, che per un certo periodo ha segnato le politiche ambientali anche nella nostra Europa ha creato comunque delle situazioni che non solo hanno prodotto molta diversità e eterogeneità nelle scelte dei governi, ma anche hanno fatto degli investimenti sul nostro futuro in maniera diversa. Mi parlavi della situazione, ad esempio, della Francia, no? noi italiani abbiamo fatto una scelta con il nucleare, la Francia sappiamo ne ha fatta un'altra. Mi parlavi della situazione, direi, drammatica sia dal punto di vista economico che ambientale delle, delle centrali francesi. Ora la Francia ha un problema gigantesco ed è a fianco a noi, noi italiani, non noi globali. Sì. Qual è il problema del, del nucleare francese in questo istante? E il nucleare francese ha, intanto diciamo subito, la, la Francia ha 56 reattori nucleari in funzione e ne aveva 58 eh? soltanto 5 anni fa. E qual è il problema? Che sono tutti vecchi. Perché per il motivo che dicevamo prima dei costi enormi dei nuovi reattori, la Francia non ne ha costruito, ce n'è uno in costruzione uno. E, e son, essendo vecchi, non è che una centrale può avere una vita eterna anche perché si contamina, eh, e quindi, dopo un certo numero di anni, questi reattori devono essere spenti. E, praticamente di questi 56 reattori, in teoria, 30 Dovrebbero essere spenti nel giro di dieci anni e questo cosa significa? Mettere la Francia di fronte a un'emergenza energetica, perché nel frattempo non ha pensato a come sostituire queste centrali. Quindi la Francia si trova di fronte a un problema enorme perché queste centrali chiuderanno e ovviamente non sarà facile so come dire, sostituire in dieci anni 30-30. Gigawatt di nucleare con pannelli solari e, 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 e eolico, no? In così breve tempo. Quindi, paradossalmente, noi che abbiamo fatto un'altra scelta da questo punto di vista, eh, stiamo meglio perché possiamo investire tutto sulle rinnovabili non abbiamo questa zavorra gigantesca che, per la Francia, comporterà dei costi comunque enormi, eh, sia. Nel tenere in vita un po' più a lungo queste centrali, perché l'obiettivo è quello di prolungarne la vita almeno altri dieci anni per evitare questo, questo, veramente questo buco energetico, e, e questo sarà un costo enorme per i cittadini francesi. Allora, cerchiamo anche di chiudere la parte disaster film, eh, nel senso che diamo un po' di speranza, però prima ti chiedo ancora un, di spiegare al pubblico quello che mi spiegavi molto pazientemente prima al tavolo, cioè il fatto che l'inquinamento e il deterioramento ambientale in realtà è una specie di, eh, come dire, velocizza ulteriormente l'inquinamento e il deterioramento ambientale. Ci sono dei fenomeni per cui... Questa, questo deterioramento accelera alimentandosi da se stesso, dal suo stesso mh, procedere. Allora, questo è un aspetto scientifico eh, molto interessante e anche molto preoccupante perché devo dire che, eh, nei primi anni in cui seguivo questi documenti no, de, del panel intergovernativo dell'ONU, non se ne parlava, è uscito diciamo da una, um, dieci, dieci anni più o meno. Eh, e sono i cosiddetti feedback climatici negativi cioè il riscaldamento sta autoalimentandosi cosa succede? per esempio eh, il calore fa fondere i ghiacci ma il ghiaccio al suo interno contiene aria e l'aria contiene anidride carbonica quindi cosa succede? quando si fonde un grande ghiacciaio quell'aria quell contenuta l'anidride la carbonica contenuta nel ghiaccio finisce in atmosfera e quindi che cosa fa? Aumenta il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale fa aumentare la fusione dei ghiacci e quello è un processo negativo, perverso così come la fusione dei ghiacci perenni del permafrost, chiamati no? nelle terre del nord, lì sotto si è scoperto che sotto quei ghiacci perenni ci stanno delle sostanze organiche congelate che contengono metano. Quindi la fusione di, quelli, di quei ghiacci lì del permafrost sta liberando metano, che è un altro potentissimo gas serra. E quindi questo metano che va in atmosfera aumenterà il riscaldamento globale. Gli incendi, gli incendi che ci stanno purtroppo massacrando in questi giorni, ovunque. C'è un'altra cosa veramente curiosa no? che si è studiata in questi ultimi anni. La cenere degli incendi che si va a depositare sui ghiacci permanenti, no, sui ghiacciai permanenti, sulle nevi perché l'aria la, porta questi, questi fumi, li porta ovunque. Bene, e anche l'inquinamento, anche i nostri gas di scarico, tutte queste ceneri che produciamo si stanno depositando sui ghiacciai e sulle nevi perenni e quindi le stanno ingrigendo, diventano più grigie. Allora, vabbè, sarà una questione di colore, no? Perché il bianco il bianco assoluto riflette l'energia del sole, cioè l'energia del sole rimbalza e se ne torna. Invece, ingrigendo viene assorbita e quindi questo grigiore dei, dei ghiacci, questo grigiore delle nevi sta aumentando la loro fusione. Questi fenomeni Rischiano di autoalimentare il riscaldamento globale fino a farlo diventare irreversibile. E questo spero sia l'ultima brutta notizia no, vabbè, della serata. Per dire che no... stiamo parlando di cose estremamente concrete. Il fatto che di cronaca della, della marmolata di eh, poche sì. settimane fa, ecco, è un, è direi eh, sì. che è un esempio lampante, che non stiamo parlando di cose fantascientifiche ma di altro genere. Allora, se tu fossi un dottore e mi avessi fatto questo quadro globale, a questo punto io ti guarderei e ti direi, beh, insomma, quanto mi rimane? Cioè, nel senso che sei mesi come, di... Come siamo messi? nel senso Quali sono i tempi? Quali sono gli orientamenti? Eh, le risposte che possiamo mettere in campo? E, e se queste risposte dovessero funzionare, eh, quali i risultati possibili, vicini? Diversamente... Quanto tempo ci rimane? Perché questa domanda mh, temo che me la facciano in classe gli alunni. Io vorrei sì. poter rispondere. Allora, su questo ci abbiamo dei, dei numeri, dei dati. No? Che se, se la domanda è: quanto tempo abbiamo? Abbiamo, diciamo, meno di dieci anni per fare qualcosa? O per, per, così mi organizzo perché ecco, avete dei progetti. Per fare qualcosa di importante, dobbiamo okay. in questi. diciamo. 2030 come primo obiettivo dobbiamo già lì arrivarci avendo ridotto drasticamente le emissioni di gas a serra. Se ci dovessimo riuscire con l'impegno di tutti, di tutti, ma non solo della politica, eh, non solo dei grandi, delle Nazioni Unite, ci vuole veramente l'impegno di tutti, ognuno di noi può contribuire eh, e poi ne parliamo magari tra poco perché veramente... La lotta al riscaldamento globale è una lotta che ci coinvolge tutti, ci coinvolge veramente tutti quanti. Quindi in questi dieci anni dobbiamo fare veramente il massimo sforzo. Se ci riusciamo, potremmo riuscire... A... Noi avevamo due obiettivi, era quello di riuscire a contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo a fine secolo. Questo obiettivo sembra ormai già perso. Il prossimo è di non superare i due gradi. Considerate che oggi siamo a 1,1 e stiamo viaggiando a 1,2, eh? quindi diciamo che anche l'obiettivo dei, dei due gradi è un obiettivo che temo potrebbe, potrebbe non essere nel giro di pochi anni, non più raggiungibile se continuiamo così eh? se continuiamo così. E con i due gradi a fine secolo avremo sicuramente un clima più cattivo, avremo sicuramente fenomeni ehm, estremi molto più frequenti e, e anche e molto più, più lunghi e più intensi, però avremo ancora un clima sostanzialmente accettabile. Quindi se ci riusciamo almeno a, a raggiungere l'obiettivo di non superare i due gradi a fine secolo, Riducendo le emissioni di gas serra, questo obiettivo ci permetterebbe di avere, per le prossime generazioni, per i ragazzi che stanno qui, che loro vivranno la fine del secolo, questo permetterebbe loro di avere un clima ancora tollerabile. Se sforiamo anche quello, i, i problemi diventeranno veramente, veramente grossi. Parliamo di innalzamento del livello del mare, che potrebbe veramente rendere. La vita molto difficile a gran parte delle città costiere. Considerate che lo scorso anno, a settembre, c'è stata la prima vera inondazione di New York. E, e insieme a New York molte altre città costiere sono a rischio. Eh? Quindi cerchiamo veramente, con l'impegno di tutti, di mantenere questi obiettivi come obiettivi prioritari ma al di là di qualsiasi altro problema, cioè deve essere la consapevolezza che questo, come dicevamo prima, questo è il problema, non ce ne sono altri di questa intensità e di questa complessità, quindi dobbiamo affrontarlo subito. Anche perché se non si risolve questo, gli altri non si pongono neppure, no? siamo già, già oltre. Sì, questo, questo è istruzioni per l'uso. Questo margine fuori dal libro, diciamo. Se tu dovessi dire, hai par parlato della necessità che tutti si faccia qualcosa, che tutti ci si senta coinvolti in questa battaglia, in questa sfida. No? Sì. Abbiamo detto prima che se non c'è la consapevolezza di tutti non si può fare. Ad sì. Alghero qualche anno fa abbiamo iniziato la raccolta differenziata, ci si chiedeva come, come ci saremmo riusciti, perché si chiedeva un sacrificio a tutti e tutti noi sappiamo che a casa... Il sacrificio lo facciamo per differenziare però alla fine abbiamo fatto tutti i risultati abbastanza importanti e visibili ci sono stati ecco allora io dico istruzioni per l'uso nella quotidianità per ognuno di noi per fare la nostra nel nostro piccolo la nostra battaglia in difesa del dell'ambiente per il raggiungimento di questi obiettivi cosa quali operazioni allora in, intanto non necessariamente almeno ora o non ancora dobbiamo per forza rinunciare no, al nostro benessere cerchiamo innanzitutto cerchiamo di rendere il nostro benessere un po' più efficiente rendere più efficiente cosa significa? Significa sostanzialmente consumare di meno facendo più o meno quello che abbiamo sempre fatto e questo si può fare e innanzitutto riduciamo i consumi i consumi inutili riduciamo gli sprechi io guardate quando in un momento di siccità come questo vedo che si puliscono le strade e laviamo le macchine con l'acqua potabile, per esempio, lo trovo una, una cosa assolutamente eh, folle, no? Perché l'acqua è preziosa, non possiamo sprecare l'acqua preziosa, magari di falda vabbè qui in Sardegna molta acqua viene dagli invasi ma in altri territori viene addirittura acqua sotterranea preziosa quindi dobbiamo rendere e queste sono cose fattibili perché le tecnologie ci sono abbiamo le tecnologie quindi da un lato la politica deve investire deve investire subito per mettere veramente in, le, diciamo le, le condizioni ottimali no? per risparmiare e consumare di meno quindi consumare meno acqua, generare meno rifiuti. Noi, per, per esempio, lo spreco, del cibo, lo spreco del cibo, lo spreco del cibo è uno dei fattori determinanti del riscaldamento globale. Il cibo che noi buttiamo contiene, contiene materia organica. Ora, qui ad Alghero c'è la raccolta differenziata. Io purtroppo vengo da Roma e tutti sapete che Roma non è un modello di, di buon funzionamento dell'economia circolare. L'economia circolare è un qualcosa che permette di gestire in maniera corretta il rifiuto, cioè il riuso, eh, la parte organica viene riutilizzata per generare compost per, per, per l'agricoltura o per generare biogas. Quindi queste sono cose che, per fortuna, la tecnologia ci offre. Noi possiamo fare alcune piccole scelte di vita anche. Guardate. Io non sono un vegetariano, eh? non sono vegetariano. Ieri ero qui in agriturismo a mangiare il porcetto, eh? quindi non, non appartengo a quella categoria. Però, per esempio, mangiare molta carne, soprattutto di bovino, in, allevata in grandi allevamenti, è una delle condizioni che facilita, eh, che aumenta le emissioni di gas a serra. Eh, L'allevamento eh, rappresenta circa il 15% delle emissioni totali di gas serra nel mondo. Eh. Quindi, già se consumassimo, non dico di diventare vegetariani, ma consumare meno carne bovina, poi ovvero, per carità, ci sono anche degli eh, allevatori bravissimi. Sapete da cosa derivano i gas serra nell'allevamento? Derivano dalle tecnicamente parlando si chiamano emissioni enteriche. Degli illuminanti, le emissioni enteriche, ora chiamatele in altro modo, ma è qualcosa che qui non possiamo dirlo come si chiamano. No. Eh, e c'è anche il letame, la fermentazione del letame che produce gas a serra. Quindi ci sono degli allevatori molto bravi che questi gas che vengono emessi dagli animali, hm, dal sedere degli animali, questi gas vengono catturati e vengono riutilizzati come fonte energetica, però sono ancora poche no? le imprese di allevamento dotate di queste, di queste, di queste strutture che, che catturano i gas serra. Quindi intanto avere una dieta con meno carne bovina già permetterebbe di ridurre il problema se soprattutto gli americani cominciassero a ridurre, a, a modificare la loro, la loro dieta. Noi in Mediterraneo abbiamo una dieta un po' più equilibrata, obiettivamente. E quindi poi ridurre il consumo di cibo, ridurre lo spreco di cibo, ridurre in generale i consumi, fare una vita più sobria. Non, non necessariamente dobbiamo cambiare il telefonino ogni anno perché è uscito il nuovo modello. Io posso avere un telefonino anche 3, 4, 5 anni e non è necessario che venga buttato, perché comunque anche se viene trattato dalla dir, eh, differenziata. Comunque sia, è sempre in materia prima che poi dobbiamo andare a, a estrarre oppure quindi meno, meno sprechiamo e meglio è. Ecco, questa penso che sia la, la regola aurea per tutti: cerchiamo di contenere il nostro stile di vita a un regime un po' più sobrio. E la parola ecologia con la parola economia, gli interessi dell'ecologia, gli interessi dell'ambiente con gli interessi dell'economia possono convivere senza essere in qualche modo in contrasto l'uno con l'altro? Perché adesso pensavo, sì, riduciamo l'uso della carne, ma gli allevatori protesterebbero. Stiamo chiedendo di abbassare un settore importante, non, non, non cambiamo il telefonino, ma un'economia dell'high tech ne risentirebbe. Allora. Esiste un modo per trovare un equilibrio tra gli interessi dell'economia, o è questa forse la sfida più complicata? Allora, eh, questa è sicuramente la sfida più complicata, perché appunto la transizione ecologica, cosiddetta, o come la chiamo io nel libro, la conversione ecologica, è qualcosa di più profondo. Eh, la parola conversione ecologica è stata coniata, poi l'ha usata anche il Papa, eh, il Papa l'ha usata anche recentemente. Ma la parola è stata coniata da un grande ambientalista che era Alexander Langer, che io ho avuto la fortuna di, di avere come mio professore di filosofia al tempo del liceo. Pensate, e, ed era una persona grandissima, è stato un grande immaginatore del futuro. E lui parlava di conversione ecologica proprio perché è un qualcosa che deve appartenere anche alla nostra sfera intima, alla nostra, alla nostra idea della vita. Quindi, non soltanto una transizione esterna, ma un qualcosa che ci appartiene dentro. E questo vuol dire anche poi avere degli impatti sulle attività economiche, come diceva Raffaele. E questo non sarà facile. La transizione ecologica o la conversione ecologica non è un processo indolore. Qualcuno dovrà riconvertirsi. Ci sono attività che semplicemente non saranno più sostenibili. E pensate alle stazioni del petrolio. Ci sono dei, delle nazioni, degli stati che, che vivono il 90% del loro PIL dal, dall'esportazione di petrolio, pensate all'Arabia Saudita. È chiaro che per quegli stati la transizione ecologica è un problema enorme e quindi devono in fretta ridefinire, ri, rigenerare una nuova idea del loro modello di sviluppo. È un processo complesso che però deve essere portata avanti perché non abbiamo alternative. E quindi gli allevatori che, mh, che producono la, la carne dovranno sicuramente adeguare eh, per esempio i loro allevamenti e raccogliere i gas come fanno già oggi alcuni, alcuni impianti di, di, di grande livello. E quindi tutto questo ha un costo, non c'è dubbio, non è un processo facile e non è gratuito. Beh, una nota positiva, c'è cioè nel fatto una speranza, c'è cioè nel fatto che è vero che il progresso ha prodotto un deterioramento ambientale che è andato velocizzandosi, però è anche vero che si è molto rapidamente accresciuta la nostra sensibilità sull'argomento. Se io penso a, a ciò che era la nostra quotidianità anche solo 20-30 anni fa, eh, compivamo atti che oggi sarebbero impensabili, no? Eh, ricordo i primi anni 80 qui ad Alghero la strada la litoranea per Bosa o le strade che portavano verso Scala Piccata che avevano le cunette straccolme di elettrodomestici, oggi è vero che c'è una raccolta differenziata però è anche vero che forse non avremo manco più il cuore di fare quel gesto di buttare no. il sacchetto quindi vuol dire che qualcosa è cambiato, siamo cresciuti, abbiamo sicuramente più competenza e forse in questa sta, sta la speranza che l'operazione... Riesca, bisogna Può. secondo me insegnare, insegnare e continuare a spiegare. La consapevolezza è il, primo, è il primo veramente fattore di successo e adesso la consapevolezza c'è, ma io me ne rendo conto perché ehm, quando iniziamo eh, questa lotta al riscaldamento globale veramente Eravamo delle voci completamente inascoltate, la, la gente guardava bah, i cambiamenti climatici, ma non esistono, sono roba degli ambientalisti. Oh, guarda, considerate che nel 2009, eh, quindi non molti anni fa, il nostro Parlamento italiano votò e approvò una mozione che diceva i cambiamenti climatici non esistono. 2009 eh, c'è ancora su internet quella mozione. Quindi le cose sono cambiate e la consapevolezza è veramente il primo grande passo che ci permette di affrontare questo percorso che sarà un percorso complesso un percorso impervio ma sapendo di poterlo compiere già questo ci dà la speranza e l'altro fattore che io vedo positivo in questo la tecnologia ci può aiutare ci sta aiutando in realtà perché come dicevo molte cose che oggi possiamo fare anni fa erano impossibili guardate io io e mia moglie qui a Sassari abbiamo acquistato un appartamento e l'abbiamo acquistato l'altro anno ed è un appartamento ogni, ogni 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 appartamento è dotato del proprio pannello fotovoltaico ogni appartamento ed è un condominio eh? qualche anno fa era impensabile in un condominio ogni appartamento aveva oh, un palazzo di, di, di 20 appartamenti e noi abbiamo ognuno il nostro pannello fotovoltaico tra l'altro quello che è installato lì a Sassari è un pannello da 320 watt ogni singolo, ogni singolo pannello. E oggi già, se fosse stato oggi costruito, sarebbe 420. Perché? Perché questo percorso di maggiore efficienza energetica, di maggiore produttività sta andando avanti a velocità incredibile oggi le paleoliche producono una quantità di, di energia incomparabile rispetto alle paleoliche di dieci anni fa quindi dobbiamo avere fiducia che con la consapevolezza con il nostro impegno con la nostra capacità di rendere la vita mantenere una qualità della vita ma rendere la nostra vita più efficiente e con la tecnologia che ci aiuta questo percorso sia pure impervio ce la possiamo fare ecco questo è il messaggio che io volevo dare nella seconda parte del libro C ci sono 21 azioni che si possono fare per raggiungere questo obiettivo grazie per Luigi grazie davvero io credo che questo libro sia un ottimo manuale per capire meglio qual è la situazione la ricostruzione è molto come dire, meticolosa, si parte anche con un approccio antropologico, no? dal, dal Neanderthal eh sì. alla pandemia, quindi si fa tutto un excursus Storico. su come è cambiato anche l'approccio con l'ecologia, quali sono state le scelte politiche, insomma, ci si accultura sull'argomento e allo stesso tempo si prende davvero coscienza di quali siano i termini veri e realistici della situazione. Quindi, io ti ringrazio, ringrazio il nostro pubblico. Aspetta, vediamo se eh, eh. intanto c'è c'è un amico che voleva intervenire sì che è Massimo Pintus se c'è sì ho visto che proprio voleva si è visto dall'espressione l'ho costretto a intervenire eh. perché con Massimo abbiamo condiviso un bel pezzo di strada insieme e quindi Massimo Pintus deve avvicinarsi di Sassari oh, e se c'è qualche altra persona che ha domande certo. curiosità qualsiasi cosa e questo è il momento per, per tirarle fuori ma intanto grazie Raffaele, grazie Pierluigi. È un'occasione bellissima. Poi ogni volta che si parla dei temi che Pierluigi affronta in maniera magistrale, come ha fatto in quest'opera, quest è, è sempre una vittoria sul riscaldamento globale. No, acquisiamo un po' di consapevolezza in più noi tutti e e come dire ci sensibilizziamo e siamo portati a sensibilizzare qualcun altro domani su questi temi quindi è sempre una vittoria in più e l'occasione poi è bella per salutare Pierluigi e Gabriella, che è qua con cui abbiamo condiviso esperienze su questi temi lunghe e per tanti anni io devo dire che c'è poco da aggiungere perché questo libro è davvero come dire un più che un libro direi una, una raccolta di tutto quello che si può dire sui temi nel senso che è fatto davvero bene approfondito io eh, oggi ne ho approfittato per regalare una copia alla persona che mi ha accompagnato proprio perché non l'aveva letto. Io ho detto: Devi assolutamente leggerlo! È perché c'è davvero tutto all'interno di questo libro. E devo dire che ci sono anche quelle cose meno banali, meno in... che si sentono di meno, di cui discutiamo di meno sui temi di riscaldamento globale, ma non per questo sono meno importanti. Ogni volta che parliamo di riscaldamento globale, il pensiero va al famoso buco dello dell'ozono di cui ci parlano tutti da vent'anni, va allo scioglimento dei ghiacci, alle cose di cui i telegiornali, la stampa, gli addetti elementari ci parlano più spesso, dimenticandoci che poi ci sono degli effetti che a volte sono addirittura più importanti o hanno un impatto sulle nostre vite quotidiane e lo avranno sempre di più nei prossimi 5, 10, 15 anni che dimentichiamo un po'. Uno di questi, per esempio, Pierluigi lo affronta molto bene nel libro, è il tema della desertificazione. Ci sono intere aree del pianeta che con il riscaldamento globale già partivano da una situazione di disagio, di svantaggio sociale, economico, finanziario che è, diciamo Strutturale storico che c'entrava poco con fino a 20-30 anni fa con le questioni climatiche e. È gioco che, che come dire piove sempre sul bagnato, quindi caso forza ha fatto sì che proprio in quelle realtà in alcune di quelle realtà la desertificazione impoverisca maggiormente quelle popolazioni e crei un problema di squilibrio sociale ed economico mondiale che ha delle ripercussioni sulle vite di tutto il mondo, non solo sulle, sulle vite degli abitanti di quei paesi. E anche il Mediterraneo è dentro. Esatto, a... esatto, tant'è che io mi ricordo che fu proprio Edo Ronchi, un'altra delle persone con cui abbiamo condiviso esperienze con Pierluigi e con eh, tutti gli amici che hanno fatto questo percorso con noi eh, proprio Doronchi fu il primo ministro all'ambiente che tra le deleghe che assegnò i, propri, i suoi sottosegretari al tempo ci fu la delega a desertificazione poi altri ministri in futuro fecero la stessa cosa ma è uno dei temi principali non solo perché in quelle terre diventa difficile produrre qualunque cosa e quindi come dire si crea quel disagio economico di cui parlavamo ma questo poi influisce fortemente sui flussi migratori influisce su guerre su carestie di cui peraltro Pierluigi parla molto bene nei suoi libri e quindi su quei fenomeni indotti del riscaldamento globale di cui spesso non parliamo o perlomeno parliamo degli effetti ma non li mettiamo in relazione con la causa e invece questa secondo me è una delle cose che dovremmo fare per acquisire maggiore consapevolezza su quello che è davvero il riscaldamento globale e come diceva Pierluigi adesso con le nostre azioni quotidiane i nostri gesti di tutti i giorni possono causare e possono determinare anche sulle future generazioni Diceva bene Pierluigi nel 2009 il nostro Parlamento e la politica spesso non ha dato un grande esempio in tutto il mondo su questi temi. Il nostro Parlamento ha votato una risoluzione nello stesso anno in cui Kyoto votò il famoso 20 20 cioè il 20% di riduzione di emissioni, il 20% di aumento del risparmio energetico, il 20% in più di produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. In quello stesso anno il Parlamento italiano, ma altri governi in tutto il mondo continuavano a negare l'esigenza. Del problema. Oggi, a distanza di 13 anni da quel momento, cioè da quell'obiettivo che ci eravamo dati, gran parte di quegli obiettivi non li abbiamo centrati. Forse l'unico è stato quello della produzione e del risparmio, certamente non quello della riduzione delle emissioni. E invece l'Italia ha centrato anche quello, ma globalmente, ovviamente, siamo lontani. E invece che porre l'accento sul fatto che dobbiamo dare un'accelerata, facciamo degli altri documenti spostando in avanti la lancetta del tempo. Adesso il prossimo è l'obiettivo del 2030 e del 2050, ma senza guardare. Gli errori fatti in questi ultimi 13 anni. Allora, così nel 2030 e nel 2050 ci troveremo ancora col problema più grosso e a spostare la lancetta al 2060 e al 2070, sempre se saremo ancora in tempo. Quindi. Questo è il vero problema che dobbiamo provare a, ad affrontare. Io penso che, come, e chiudo come diceva Pierluigi: l'attività che noi facciamo tutti i giorni nella sensibilizzazione del nostro vicino, delle persone che tutti noi conosciamo e che magari hanno per questioni lavorative, professionali, un impatto su quelle che possono essere le scelte di governi, di aziende, di società, eccetera. Questo può essere molto importante. Se ognuno di noi oggi se ne va da questo evento con la consapevolezza che nei Prossime due settimane deve provare a parlare di questi temi a qualcuno che può concretamente, come dire, metterli in pratica quotidianamente. Io penso che il lavoro di quest'oggi, l'incontro di quest'oggi, oltre a essere stato piacevole, non sia stato vano. Grazie, Pierluigi, per l'occasione che abbiamo avuto per salutarti e grazie a Raffaele, che è magistrale sempre nella sua conduzione. Grazie, Massimo. Grazie, Massimo. Io, Pierluigi, farei così: a corcere le distanze, nel senso che. Chi vuole farti le domande avrà il piacere di avvicinarsi sì. e chiacchierare, così rendiamo anche l'atmosfera più, sì, sì. più tranquilla. Vi ringrazio, vi ringrazio tutti quanti per l'attenzione, la, è stata veramente molto alta. Ringrazio Pierluigi che mi ha dato l'opportunità di acculturarmi un po' di più su questo argomento, anche perché credo che sia responsabilità della nostra generazione trasmettere, con un senso anche di pentimento di colpa, però trasmettere eh. informazioni corrette alle persone. Generazioni più giovani, che invece su questo faranno conti forse più drammatici e più importanti. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie.